Bella ragazzi, qui Lele, bentornati su Tera Gamers ed eccoci qui con l'ottavo episodio di Outlast. Allora ragazzi, parto con una premessa, o anzi con due. Non mi ricordo i tasti perché è da tanto che gioco, scusate, che non gioco, perché sono stato malato e ho avuto tanti problemi, quindi cioè, ho avuto febbre e quant'altro e non ho potuto toccare il let's play per tanto. E in più c'è questa novità della qualità video che finalmente ragazzi è eccelsa, quindi ci divertiremo di più. Eravamo arrivati a questo punto che ci aveva appena tranciato le dita, il bastardo dottore. Che c'è? Oh. Ragazzi. Ma che cazzo? Aspetta, ragazzi, devo vedere un attimo una cosa, Ok, volume di gioco l'ho abbassato un pochettino, ragazzi, almeno mi sentite di più la voce. Ragazzi! Ragazzi, mi sono. Ma che cazzo sta facendo? Mi sono un attimo. Oddio, ragazzi, è il bastardo quello. Oh merda! Ragazzi, l'ha accoltellato! Merda, raga. Ok, ci siamo annotati qualcosa. E direi di andare. Aspetta, come si faceva? Non mi ricordo. Ok. Dottor Rick Traeger. Ragazzi, vi lascio un attimo così. Mettete pausa se volete leggere. Ok. Ragazzi, mi sa che si è accorto che siamo scappati. Io ho seriamente paura di uscire. Però riesco perché devo farlo. Cos'è che dovrei fare? Merda, raga, c'ho paura. Ha chiuso. Oh, cazzo. No! Ah! Ha visto! Corri! Corri! Corri, 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 corri! Non mi ricordo neanche come si guarda indietro, cazzo! Aiuto, raga! Dove devo andare? Dove devo andare? Sopra qua! Ok. Minchia, raga! Cioè, io sono anche svantaggiato perché non mi ricordo i tasti. Non me li ricordo. Ragazzi, c'ho paura. C'è la batteria qui? Sì, batteria. Ok, meno male. Si vede un cazzo così. Qua è chiuso, ovviamente. Ragazzi, è un personaggio inquietantissimo quello stronzo lì, eh. No, no, stammi lontano. Sta arrivando? Sta arrivando, raga. Sta arrivando. No, anche la batteria scarica. Oh, merda. No, no, ti prego. Raga, raga, dietro qui. Ragazzi, spengo un attimo anche se non vede, anche io non vedo niente, però. È per risparmiare batterie, dov'è? Ragazzi, dov'è? Dov'è?
Ma se n'è andato. Raga, qual è l'obiettivo? Raggiungi il piano terra nell'ala maschile dell'ala maschile. Ah, porca puttana! No, 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 togliti! Ragazzi, non riesco a. Porca puttana, sono morto! Cioè, ma raga, è inquietantissimo! Il mio cuore non regge! Ok, ci risiamo. Ci risiamo. Batteria. Ok. Ok, ragazzi, mi sto. Entra qua, entra qua. Via, via, via. Esci dall'altra parte. Ok. No, 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 no! Chiudi, 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 chiudi! Cos'è questa canzone? Aiuto, raga, no, 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 c'ho troppa paura, raga, non ce la faccio. No, seriamente, questo è troppo, eh. No, coglione, dall'altra parte devi. Ah! Porca puttana! Troia! Via! 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 Perché non ho i fumogeni come in Assassin's Creed Unity? Porca puttana, via, via, via! Ragazzo, sto sudando. Fanculo stronzo. Chiudi sta porta. Ok. Ragazzi, qua. Devo andare qua. Spingi! Veloce, veloce! Veloce! No, fanculo stronzo. Dove devo andare? Di qua, via, via, via. Un culo. C'è un armadietto? Sì. Vai dentro. Raga, non ce la faccio, sto stronzo mi fa troppa paura, veramente. Stiamo scherzando. Ragazzi, sta sfondando, sento il joystick vibrare. Devi collaborare un po', amico, ma sto piripillo. Porca puttana, raga. Ho sudato. Mi sono appena guarito dall'influenza, sto sudando come un dannato. Vaffanculo. Oh, cazzo, è qua, ragazzi, è qua. È qua. Merda, raga. No, 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 no. Carica ste cazzo di pile. Di batterie. Raga, non ce la faccio, ma state scherzando, vero? Ma non ce la posso fare veramente, eh. Posso uscire? Ragazzi, è ancora qua. Tutta la merda è ancora qua. È ancora qua. Ragazzi, ho paura. Ah no, non è lui. Porca puttana. Dentro, 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 ti prego. Ok. Calmi, ragazzi. Calmissimi. Ragazzi, no, veramente. Ma che cazzo era dietro di me? Ma botola, botola, botola. Sì. Vieni qua adesso, stronzo. Col culo di fuori pure, sto sporcello. Ma sparati in tempia. Stai facendo passare dell'inferno. Che ragazzi, troppa caga, veramente.
Penso sia l'episodio più pauroso di sempre. Cioè, tra quelli che ho fatto, ovviamente. Ok. Dove siamo? Qua c'è qualche batteria per caso? Ditemi di sì perché sono veramente a corto. Ma c'è un documento. Bene, documento che adesso sinceramente, vabbè. Ok, ragazzi, vi lascio sempre 5 secondi per mettere in pausa e leggere. Sinceramente, raga, non sono in vena di leggere un documento. Ho un po' di calma, finalmente. Però sono sicuro che non durerà moltissimo, quindi ragazzi è meglio muoversi. Anche se sto facendo attenzione, magari se c'è qualche batteria che non vedo. Che cazzo serve sta stanza? Ah, c'è una porta, raga. Ok. La chiave! La chiave! Ok, raccolgo la chiave. No! No! Sbloccare l'ascensore, dove? Quale ascensore? No! C'è un cazzo qua, raga! Chiudi, chiudi, chiudi! Raga, minchia, ma sta canzone di merda, basta! Ti dico sotto. Ok. Ragazzi, siamo veramente a corto di batterie e non so quanto cacchio possiamo durare. Intanto mi arrivano anche i messaggi sul cellulare. Non è il momento. Ma ti prego, non venire qua, ti prego, ti prego. No, 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 no. No, 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 ti prego, no. Corri, corri, amico mio, corri. Corri, amico mio. Corri. Aiuto. Raga, no, no, ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada, ma mi prende. Togliti, rosso. Bastardo. Vai dentro. Sì, di qua. Forse è la strada giusta. Chiudi. Ok. Dove devo andare? Non lo so. Ricarica queste batterie. Dai, dai, ti prego, no, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non mi ricordo neanche come si scavalcano gli oggetti. Forse X. Ok, qua c'è una porta. Sperando sia la via giusta, sperando. Prego il signore che sia la via giusta. Mi sa di no. Dove sto andando? Non lo so, raga, sono in panico. Ok. Dove cazzo? No, raga, veramente mi sto perdendo, non ce la faccio. Raga, mi sto perdendo, dannazione. Ritorniamo sopra qua, non lo so. Via. Ok. Dov'è il bastardo, raga? Non lo so. Non ne ho idea. Puttana, ho un'ansia che neanche immaginate. Madonna santa, raga, però. Tutti i giochi. Dove sono? Non so dove è l'ascensore, quello è il problema. Cazzo è qua. Cazzo è qua. Via. Secondo me è questa la strada, raga, per forza. La chiave era qui dentro. E deve essere di qua per forza. Coraggio, Lele. Ce la puoi fare, là. Di qua? Penso di no. Penso sia di qua. Non ne ho idea. Puttana merda, non ne ho idea. Ok, c'è da spostare. Ok. Sposta, sposta, sposta. Vai, ragazzi, dai. Dai, 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 ce la possiamo fare. Qua c'è una porta che di sicuro è di... Ascensore! Sì! 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 Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta. No! No! Raga! No! Porca puttana! Ma stronzo di merda, esci fuori, esci fuori! Bastardo di merda, esci fuori! Sì! Rimani... Sì! Rimani schiacciato, bastardo! Quanto ci godo, questo è per tutte le... gli urli che mi hai fatto tirare! Mamma mia, ragazzi! Che brutta fine! Abbiamo notato qualcosa? Leggiamola, ragazzi, e chiudo qua l'episodio perché veramente non ce la posso fare. Come preparare? Uno, spremilo. Era veramente una cosa divertente che il nostro protagonista ha voluto regalarci dopo tutto sto casino. Non ho batterie, raga. Ok. Andiamo un attimo di sopra e non si vede nulla. Ok.
salvataggio. Ragazzi, direi proprio che possiamo chiudere qua questo ottavo episodio. Spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Outlast. Bella ragazzi!